the mechanic, engineers, electrical engineers who can work. So they give us the right, the chance as an asylum seekers to look for work and work. Yeah. We'll be very, very grateful to the government. We're very happy for them. Many people have the opportunity to work. Like mostly me, I'm a mechanic. But the paper they will give to us, we cannot use it to work. What do they want us to do? We can work. We can do so many work. Personally myself, I'm ready to work. Because I'm strong, I can work. I have legs, I have hands, I can work. If there's work, some persons can work. We can work. We can work in the farm, we can cut grasses, we can work in the restaurant. Many things that we can do. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse e crea solo spese. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse e crea solo spese. Ho iniziato la mia storia emigrando dall'Angola con i miei e mio fratello alla ricerca della pace in Europa. La prima tappa la stazione di Milano, poi la Croce Rossa per il pane quotidiano. La mia prima casa è stata in un convento ed ho imparato l'alfabeto con il Vecchio Testamento. Poi esodo verso il paradiso dei mercanti, dentro un treno con i passaporti falsi. Risento i passi del doganiere con i cani, mio padre che sussurra di restare calmi, lo sai. E la tensione che ti sale quando sai che in un istante tutto si può fermare. Nel viaggio verso la speranza, ammassati in un gommone senza viveri, aggrappati alla speranza che non senti più perché assuefatto dal TG ed incantato dai reality. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse e crea solo spese. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse e crea solo spese. But yes, you don't have work. You don't have nothing to do. You have to join what other people are doing to have their money. That is just the secret. Qui tutti parlano della bella vita degli asilanti, senza esserlo mai stati, senza avere mai dormito in quattro, in 10 metri quadrati, per 2 anni filati. Sì, ci sono stato, no, non ho negato che m'hanno sfamato, ma come un carcerato avevo l'ora d'aria, attorno sbirri con la mitraglia e i manganelli per chi sbaglia. Il periodo più brutto era l'inverno freddo, ricordo che passavo in sala pranzo il mio tempo a guardare i cartoni animati per ore, finché non arrivavano i grandi ad infrangere istanti dove ero come gli altri bambini che vedevo giocare felici nel parchetto durante la ricrea, ignari dell'asilante e la sua epopea. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse e crea solo spese. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse e crea solo spese. Siamo fuggiti dall'Angola che avevo solo 3 anni e solo mo che ne ho 21 ne parlo nei brani. Perché se qui sono straniero, lo sono pure lì dove ho visto per la prima volta il cielo. Poiché sono cresciuto in un altro continente, tra gente di una cultura differente. E se riguardo le foto dei miei nonni, nella mia mente non riaffiorano i ricordi. Ma ciò che mi fa male nel profondo è che potrò rincontrarli solo all'altro mondo, dopo che mi avranno sepolto là nella mia terra, macchiata dal sangue versato per la guerra. Lì dove sta il mio cordone ombelicale, per riunirmi alla mia terra natale. Perché se non sai da dove sei arrivato, non sai chi sei e dove stai andando. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che
non frutta l'interesse e crea solo spese. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse e crea solo spese. Ok, questa è la mia storia di triste MC, della mia family, di qualsiasi emigrato in una terra che non è sua e non lo sarà mai.